Le metafore sul cibo utilizzate dal Papa per avvicinarsi al suo magistero e il percorso di Apparecchiare la Santità, un volume pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che ora diventa una serie televisiva in 6 puntate in onda su Telepace ogni mercoledì alle 20 a partire da domani. Partendo dalle metafore che Papa Francesco utilizza nel suo magistero, nell'Angelus, nelle udienze del mercoledì, nei vari incontri che fa, noi vedremo che lui parla di cibo per portarci alla santità. Utilizza per esempio tante metafore del cibo, anche il mercato, il supermercato, la spesa, la torta, gli avanzi e la pizza, i ravioli, per comunicare una verità di fede, una verità di atteggiamento spirituale che deve avere ogni cristiano per diventare santo. Ecco, a queste e a tante altre domande legate alla santità risponderemo con un nuovo programma, Apparecchiare la Santità, preso da questo libro appena pubblicato dall'editrice Vaticana. Andremo in varie realtà qua dislocate su Roma che hanno attualizzato le parole del Papa, cioè l'invito del Papa a dire che tramite un utilizzo corretto del cibo per se stessi e per gli altri si può diventare santi. Delle realtà caritatevoli come delle mense per i poveri, per i bisognosi, ma anche delle realtà come per esempio aggregative che hanno fatto i frati, nelle quali si fanno catechesi e si fanno comunicazioni davanti a un boccale di birra, oppure altre realtà come quelle col problema dei ragazzi autistici che tramite il cibo creano comunicazione tra di loro e con gli altri.